Sono Antonio Bernini, sindaco del comune di Vedranco. Sono il sindaco di San Martino Canavese. Sono il vice sindaco di Barbania. Roberto Andriolo, sindaco del comune di Rivara. Valerio Camillo Grosso, sindaco di Montalegna. Sindaco del comune di Torre Canavese. Sindaco del comune di San Ponzo. Sindaco di Fondi. Sindaco di San Giusto Canavese. Sindaco di Scarmaglia. Sindaco del comune di Orio Canavese. Sindaco di Ozzetta. Del sindaco del comune di Salassa. Sindaco di Aglieri. Assessore del comune di Busano. Vice sindaco del comune di Rivarossa. Signori, il momento è difficile, molti non se ne stanno ancora rendendo conto, ma per qualcuno lo stare a casa può essere la discriminante tra la vita e la morte. E so che vi sto per chiedere un enorme sacrificio, che è quello di stare il più possibile nelle vostre abitazioni, il più possibile a casa. Mi rivolgo direttamente a voi giovani, è una situazione diversa, difficile, nuova, che tutti noi stiamo cercando di fronteggiare. Siate ed esempio, siate rispettosi e responsabili, dimostriamo a tutti che anche noi facciamo la nostra parte. Attenetevi alle disposizioni emanate dagli organi preposti. Le passeggiate le faremo quando tutto sarà finito. Il cane lo porteremo a spasso quando tutto sarà finito. State insieme ai vostri affetti, alle vostre famiglie. E mi raccomando, fatelo per chi oggi non lo può fare, per i sanitari, i medici, gli infermieri, fatelo per loro rispetto, ma soprattutto fatelo per voi. Quando proprio dovremo uscire per fare la spesa per due giorni, ricordiamoci di tenere le distanze di sicurezza e di lavarci spesso le mani. Ricordiamolo a tutti. Il consiglio è lavarsi sempre accuratamente le mani per almeno 30 secondi utilizzando dei gel igienizzanti oppure il sapone. Soprattutto al rientro dal lavoro o da altre uscite per necessità. Rimaniamo in casa, rispettiamo le regole che ci sono state imposte e vedrete che andrà tutto bene. Dobbiamo restare a casa e stringere i denti, avvicinarci alle nostre famiglie, rimanere uniti e cercare il più possibile di attenerci a tutte le regole che ci vengono date dall'alto. Che se tutte noi le rispetteremo, tutto andrà bene. Salutiamoci da lontano, oppure attraverso i social. Avremo tempo in futuro di riabbracciarci. Passerà e poi dopo tutto sarà più azzurro. E con il vostro aiuto tutto andrà per il meglio. Insieme, osservando le regole, possiamo vincere questa sfida e tornare alla libertà. Tutto si risolverà. Insieme ce la faremo. Andrà tutto bene. Distanti ma uniti ce la faremo. Quindi ragazzi, andrà tutto bene. Forza, dai, ce la faremo. Conto su di voi.